Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Webbo e oggi, per la gioia di tutti i webbazzi mancichiani, siamo tornati su un nuovo Munchkin Tutorial dove parleremo della morte e dell'inevitabile saccheggio del cadavere. Subito dopo la sigla. Allora, webazzi, la morte su Munchkin. Intanto, parentesi, se mi vedete grondare è perché qui dentro già fa un caldo che si muore. Io ho chiuso tutto, ho acceso le luci, non ho il condizionatore acceso, non so neanche dov'è il telecomando, quindi non posso neanche accenderlo. Quindi non vi preoccupate, non vi sto sentendo male, è proprio che fa un caldo che sto morendo, appunto, siamo in tema. La morte su Munchkin. Allora, iniziamo col dire che si muore su Munchkin solo ed esclusivamente nel caso in cui non riuscite a sconfiggere e non riuscite nemmeno a fuggire da un mostro che ha proprio specificato nelle brutte cose la morte. E mi pare che proprio nel 100% dei casi c'è proprio scritta la parola morte, quindi non potete confondervi assolutamente con qualsiasi altra cosa scritta nelle brutte cose. L'unica conseguenza è il fatto di perdere tutte le carte, quindi quelle che avete nella mano, quelle che avete a terra, quelle che avete nello zaino, tutte le carte, ad eccezione della vostra classe e della vostra razza. Anche il vostro ideale, questo ve lo dico perché in moltissimi mi avete chiesto, in moltissimi credevate che una volta morti aveste perso tutti i vostri livelli, ma non è così. Il vostro livello, se siete a 8, se siete a 7, se siete a 9, rimane quello che avevate pre-morte. L'unica cosa brutta che accade è appunto la perdita quasi totale delle vostre carte, ad eccezione della vostra classe e della vostra razza. In sintesi, la partita continua. Il vostro livello, la vostra razza, le vostre razze, le vostre classi rimarranno quelle che avevate premorte, ma rimarrete praticamente completamente nudi e senza carte in mano. Finito il vostro turno, la mano passerà al giocatore successivo e già da quel momento voi siete già risuscitati, combattivi, operativi al 100%. Potete addirittura aiutare il Munchkin che sta giocando, anche se ovviamente soltanto con il vostro livello, perché siete nudi e senza carte, quindi altro non potete fare. E vi dirò di più: nel momento in cui toccherà di nuovo a voi, quindi sarà di nuovo il vostro turno, avrete la possibilità di pescare 4 porte coperte e 4 tesori co coperti e ricominciare a giocare tranquillamente come se nulla fosse accaduto. Nel caso del regolamento vecchio si parla di due carte tesoro e di due carte porta. Comunque, vabbè, vedete voi. Ma la cosa che vi farà rosicare di più in assoluto nel momento in cui morirete durante la partita è il cosiddetto saccheggio del cadavere. Abbiamo detto che un Munchkin, una volta morto, perde tutte le sue carte, ad eccezione della classe e della razza. Queste carte però non vanno a finire direttamente nella pila degli scarti, ma passano sotto le avide mani degli altri Munchkin al tavolo. Il Munchkin, appena morto, metterà tutte le sue carte sul tavolo e, a partire dal giocatore con il livello più alto, se ce ne sono due, si tira un dado e si vede chi inizia, tutti quanti pescheranno una carta, una sola carta. Nel momento in cui tutti quanti hanno pescato una carta, le rimanenti si scartano. Nel caso in cui le carte sono minori rispetto al numero di giocatori che devono pescarla, si inizia da quello con il livello più alto e gli altri si attaccano al ciufolo. Allora, questo credo che era più o meno tutto quello che c'era da dire riguardo la morte e il saccheggio del cadavere su Munchkin. Spero di aver chiarito molti i vostri dubbi perché molti mi hanno scritto facendomi delle domande su questa meccanica, su come funzionasse questa roba qui, ma anzi, alcuni di voi mi hanno detto che magari si azzeravano il livello oppure uscivano completamente dalla partita e lasciavano giocare gli altri. Non è così, il vostro livello rimane intatto, la partita per voi continua, addirittura potete mantenere la vostra classe e la vostra razza, quindi figuriamoci. Io come al solito vi invito a lasciare un commento o un mi piace, iscrivetevi se non siete iscritti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e bozzi!